In realtà le comunità nazionali nell'area alta adriatica sono molto recenti, perché fino alla metà dell'Ottocento i criteri di identificazione collettiva erano completamente diversi rispetto a quelli nazionali. Facevano riferimento piuttosto ad altri parametri, alla fedeltà statuale, ad esempio all'impero asburgico, alla Repubblica di San Marco, oppure alle identità religiose, oppure al patriottismo municipale, soprattutto nei casi di Fiume e di Trieste. L'idea di nazione arriva appena nel 1848 e si afferma piuttosto lentamente. Ad esempio, Trieste è una società completamente cosmopolita, senza risorgimento, che per questo viene premiata dal governo di Vienna. Quindi, appena dopo il 1870, che la nazionalizzazione fa grandi progressi e si creano dei movimenti nazionali fra loro antagonisti, i quali però non è che coinvolgano tutta la popolazione, ma principalmente le loro elite. Certamente il conflitto nazionale comincia già negli ultimi decenni asburgici, però è il dopoguerra che porta un salto di qualità. E questo perché? Perché l'impero asburgico era uno stato multinazionale, i suoi successori sono invece stati nazionali, o meglio dovremmo dire stati fatti per una nazione. Di conseguenza, i movimenti nazionali che si vengono a trovare dalla parte giusta, tra virgolette, delle frontiere, possono schierare al loro fianco tutta la forza dello Stato. Questo accade nel primo dopoguerra a vantaggio degli italiani, nel secondo dopoguerra a vantaggio degli jugoslavi. C'è un ulteriore aggravante: a partire dagli anni 20 lo Stato italiano è un regime autoritario e fino al 1945 lo Stato jugoslavo è uno Stato totalitario. Di conseguenza, la pressione su chi non si conforma al regime autoritario è ancora più forte. È evidente che quello che succede prima influenza quello che succede dopo e non viceversa. Quindi certamente fra i due dopoguerra ci sono dei fili di continuità. Ad esempio, il ribaltamento degli equilibri di potenza che modifica radicalmente i confini fra Italia e Jugoslavia. Poi, ad esempio, la semina di violenza del primo dopoguerra è il raccolto di violenza del secondo. Però c'è una cosa importante da dire: non si tratta di semplici rapporti di azione-reazione. Faccio soltanto due esempi. Prima del secondo dopoguerra c'è la seconda guerra mondiale, che porta ad un salto di qualità nell'esercizio della violenza politica, rendendo usuale quello che prima era semplicemente inconcepibile. Per dirla con una formula, nel primo dopoguerra abbiamo lo squadrismo, nel secondo dopoguerra abbiamo lo stragismo. E questo vuol dire che il numero delle vittime fra i due dopoguerra si moltiplica almeno per 10. Inoltre, durante la guerra, durante la seconda guerra mondiale, emerge un nuovo soggetto politico che prima non c'era. E questo soggetto politico è il Movimento di Liberazione a guida comunista, che è portatore di una propria cultura della violenza politica, mutuata da quella della rivoluzione, della guerra civile in Russia, della guerra civile in Spagna e collaudata durante la guerra di liberazione in Jugoslavia, che è stata anche guerra civile e guerra rivoluzionaria. A Trieste i rapporti nazionali erano tesi già da decenni, però certamente, come piuttosto normale, i giovani erano attratti su posizioni più radicali. Questo succedeva anche in altre parti dell'impero, ad esempio in Boemia il gruppo dei giovani cechi aveva un programma nazionale assai più spinto ai limiti del separatismo che non i vecchi cechi che erano inclini alla moderazione. Nel litorale, cioè quella che gli italiani chiamano Venezia Giulia, sono ad esempio i giovani ad essere i protagonismi del fenomeno del volontariato irredentista. E quando tornano a casa dalla guerra si fanno protagonisti anche del nazionalismo più radicale. Un nazionalismo radicale che è preesistente al fascismo anche nella forma di azioni squadriste. Ad esempio, una prima devastazione del Narrow di Don, anche se non completa, sia già nel 1919, nell'estate del 19, ad opera proprio di squadre nazionaliste. I fascisti non ci sono ancora. Poi però i giovani triestini nell'autunno del 20 accorrono in massa a Fiume e quindi le squadre fasciste che si formano nel 20 pescheranno in un altro bacino. E questo bacino sarà costituito principalmente dai regnicoli, cioè dai cittadini del Regno d'Italia che alla vigilia della Prima Guerra Mondiale sono stati espulsi da Trieste e che quando tornano sono rovinati, perché tutti i loro beni sono stati sequestrati e venduti. Fra loro ci sono moltissimi giovanissimi e molti giovanissimi faranno parte delle squadre successivamente anche in Istria.